voi siete già qui. Ormai sto invecchiando, sto perdendo il ritmo. Sì, lo so, è un po' una intro alla Joshua Weissman. Sicuramente non sarò ai suoi livelli, ma non ci arriverò mai. Però comunque mi sembrava una cosa carina da fare. Prima di tutto, benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a realizzare una ricetta semplicissima, veramente pochissimi ingredienti, buonissima. Quindi mettiamoci subito all'opera e poi vi farò vedere come io preparo questa fantastica ricetta. Venite con me. Oh, quasi dimenticavo di portarvi con me. Ok, quindi gli ingredienti che serviranno per realizzare questa ricetta sono pochi e adesso li andremo a vedere insieme, anche la preparazione prima di andare alla cottura di questa crema di zucca. Ovviamente il primo ingrediente principale di cui abbiamo bisogno è la zucca. La zucca andrò a tagliarla prima a metà, poi andrò a privarla della buccia con un coltello, facendo molta attenzione che sia stabile sul piano di lavoro e non dondoli, tra virgolette, e poi cercherò di andare a ricavarmi dalla zucca dei cubotti non troppo grandi, perché questo andrà a facilitarmi nei tempi di cottura. Quindi sarà molto più veloce la cottura. Cipolla. Potete utilizzare una cipolla bianca oppure una cipolla dorata come questa qua. Come la preparo? Vado a tagliarla normalmente e la taglio molto grossolanamente. Non mi metto a sminuzzarla perché tanto poi andrà frullata la nostra crema. Quindi questo per quanto riguarda la cipolla. Un altro ingrediente che utilizzo per realizzare questa ricetta è la ricotta. Io utilizzo una ricotta di latte di mucca, però voi potete utilizzare anche tranquillamente una ricotta di latte di pecora o di latte di capra, come volete voi. Questa ricotta la vado a trasformare in una crema. Cosa faccio? Aggiungo dell'olio d'oliva, del sale, del pepe, del parmigiano reggiano grattugiato e poi con una forchetta vado ad amalgamare il tutto fin quando non si è creata una sorta di crema. Questa ricotta andremo a metterla alla fine sulla nostra crema di zucca e gli darà una marcia in più. Per cuocere la zucca utilizzerò uno spicchio d'aglio che poi andrò a levare durante la cottura, un rametto di rosmarino e della salvia fresca. Inutile dire che per preparare questa ricetta c'è bisogno dell'olio d'oliva, quello buono. Adesso non ci resta che andare ai fornelli. Perfetto, ci siamo. Iniziamo con dell'olio extravergine d'oliva in padella, uno spicchio d'aglio in camicia e la nostra cipolla. Faccio appassire per circa 5 minuti e mentre appassisce aggiungo salvia e rosmarino per far prendere sapore. Una volta che la cipolla sarà ben appassita, aggiungo la mia zucca tagliata a cubotti. Do una leggera mescolata, rimuovo la salvia, il rosmarino e l'aglio e vado ad aggiustare di sale e pepe. Aggiungo dell'acqua fredda per fare in modo che la zucca cuocia più velocemente e uniformemente. Vado di coperchio e ogni tanto controllo la cottura della zucca. La zucca dovrà risultare come una patata lessa, quindi bella cotta, si dovrà sfaldare. Una volta che avrà raggiunto questa consistenza, andrò con un frullatore ad immersione a creare la mia crema. Se la crema dovesse risultare troppo densa, andrò ad aggiungere altra acqua. A questo punto siamo pronti per impiattare. Prendo il piatto adatto per andare ad impiattare una zuppa. Aggiungo quindi la crema di zucca, due cnel di ricotta che abbiamo preparato precedentemente, un giro d'olio extravergine d'oliva, una foglia di salvia e del rosmarino per decorare, un po' di pepe e alla fine dell'erba cipollina sminuzzata. A questo punto il piatto è terminato e possiamo andare a tavola. Buon appetito! Ed ecco che finalmente è arrivata la parte che più preferisco, ovvero quella dell'assaggio. Andrò adesso ad assaggiare la zuppa e vi dirò com'è. Come prima cosa sul cucchiaio prendo un po' di ricotta, in questo modo, e poi vado di zucca, un po' di erba cipollina e questo è il risultato. Vado. Allora, è davvero tanta roba. Io vi consiglio di provare questa ricetta. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, supportami con un bel like. Se il canale vi piace, iscrivetevi.
e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Ah, quasi mi dimenticavo di dirvi una cosa molto importante per me. Guardando le analisi sul nuovo YouTube Studio, ho notato che circa il 94% delle persone che guardano i miei video non sono iscritti. Quindi faccio circa 50.000 visualizzazioni al mese e la maggior parte delle persone che guardano i miei video non si iscrivono. Quindi vi invito a fare una cosa: se non vi iscrivete, scrivetemi nei commenti oppure mandatemi un'email per quale motivo non volete iscrivervi al mio canale oppure non siete invogliati a iscrivervi al mio canale. Se invece vi siete semplicemente dimenticati di cliccare sul bottone iscriviti, siete sempre in tempo per farlo. Grazie a tutti e detto questo, ciao!